Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Allora, io ho pensato una cosa, che saranno ormai più di 2 anni che sentite questo mantra. Abbiamo fatto anche una conferenza sui mantra. E se ricordate, dicevamo che ci sono i mantra senza significato e i mantra con significato. E ho pensato che forse era il momento di darvi anche il significato di questo mantra che vedete sempre recitato da me. Eccolo qua. Rendo omaggio a te, Sarasvati, signora del desiderio di conoscenza, Sarasvati. Accompagnami con la tua energia per la proficienza in ogni apprendimento. Perché quando si illustra, si spiega un argomento, si è sempre nella fase di apprendimento. Si è sempre nella fase di apprendimento perché dai vostri sguardi, dalle vostre posizioni, da quello che accade nel qui e ora della sala, io apprendo in che modo, in questo caso Saturno, può arrivare a voi attraverso il vostro Saturno. Quindi siete voi che insegnate a me. E quindi la bellezza di questo mantra è proprio questa, quella di apprendere. Non c'è differenza tra apprendimento e insegnamento, detto in altre parole. Ecco, ho pensato che forse era il caso di darvela la spiegazione, no? Perché è tanto tempo che lo sentite. Poi un piccolo saluto ai miei maestri. E a voi. Come sempre facciamo un po' di premesse, così almeno le persone che verranno non perderanno. Allora, questa è la raccomandazione che faccio sempre. Voi sapete benissimo che troverete questa conferenza su Facebook, è offerta dalla libreria Cavour, che attraverso Elisa che è suo papà, che con tantissima pazienza registrano sempre tutto, per cui non è il caso di registrare di nuovo qui, né tantomeno di chiedere dei CD personali per poter avere la conferenza. Trovate tutto, tutto gratuitamente, tutto in qualsiasi momento. Bisogna avere solo la pazienza di aspettare che, no, Elisa e la famiglia e tutto l'entourage lo preparino, quindi va bene così. La conferenza, come al solito, è offerta dalla libreria Cavour, innanzitutto, da questo luogo che io ritengo sempre sacro, che per me è diventato veramente una sorta di dovere, piacere, rito venire qui. Qualcosa di cui non riesco a fare a meno, perché lo sento veramente un tempio. E quindi anche voi siete le persone, no? Che arrivano in questo tempio, il tempio della conoscenza, il tempio della letteratura. E quindi è un momento sacro. Poi ovviamente c'è l'associazione Jayavidya, c'è il CIDA, c'è l'ISAR, International Society for Astrological Research, e quindi questo insieme, no, di istituzioni diventano pregnanti in questa sala, in questo luogo, dove avvengono, oltre alle conferenze che io faccio, tante altre cose molto interessanti. Le conferenze sono gratuite, come dicevo l'altra volta, per amore e per dovere. Per amore, perché l'amore e la passione per una disciplina ti porta a voler dare quanto più possibile alle persone. Dovere, perché nel codice deontologico di tutti gli astrologi del mondo c'è una parte che dice di offrire una parte del proprio lavoro gratuitamente alle persone, purché sia di elevato contenuto. E quindi, ecco, in questo senso amore e dovere. No, penso lo dovremmo fare tutti, in qualsiasi tipo di professione, avere una parte da consacrare, la parte sacra che tu offri. E poi rendere fruibile l'astrologia. Allora, come dicevamo prima, no? Diciamo con te, Anna Rita, praticamente anche preparare delle slide, no? Io trascorro molto tempo a preparare le slide per scegliere le immagini giuste, perché penso che
L'immagine, soprattutto in questa società, in questo momento storico, è molto importante perché aiuta a far passare anche le nozioni, chiamiamole così, ma non sono nozioni, più difficili e più complesse, per cui facilita, no, il passaggio e la comprensione di qualche cosa che è molto complesso. E a questa poi, alla preparazione delle slide, alla preparazione della lezione, chiamiamola così, della conferenza, bisogna unire, ma veramente con interiorità e con fiducia, bisogna unire la fiducia estrema, la fiducia perfetta, completa, verso il pubblico che ti ascolta. Quando tu senti che chi ti ascolta è nello stesso luogo, nella stessa dimensione sacra che tu stai vivendo, tu sai che anche una persona che non ha mai sentito parlare di queste cose ne trarrà ampio beneficio e comprenderà. Questa è la fiducia. E questo significa astrologia per tutti. Non che tutti debbano studiare l'astrologia, ma chi la vuole ascoltare deve essere messo nella condizione di avere il meglio in una maniera fluente e vibrante. Quindi profondità e semplicità, perché il pubblico interessato assimila tutto, comprende tutto, anche ciò che apparentemente potrebbe sembrare più astruso. Ok, detto questo, le piccole informazioni che do sempre. Allora, voi sapete che il 1 e 2 luglio, come vogliamo dire, c'è il convegno internazionale di astrologia, dove verranno veramente astrologi di fama mondiale, tra cui anche il nipote di Robert Graves. Penso tutti, no? Avete studiato sui libri di Robert Graves, antropologia e cose di questo genere, ma oltre lui tanti altri bravissimi astrologi e astrologhe che verranno dall'America, dall'Inghilterra, da vari posti del mondo per offrire a tutti la loro ricerca. Inoltre, tra i referenti italiani avremo invece una studiosa di danza rinascimentale che si chiama Chiara Gelmetti, e lei porterà la sua conferenza che sarà assegnata sicuramente per le ore serali, per l'ultima conferenza, perché lei porta il suo corpo di danza rinascimentale. E quindi avremo anche l'occasione di vedere una splendida danza rinascimentale con queste 6 persone che sono delle vere esperte, infatti sono conosciute molto e soprattutto danzano benissimo. Quindi abbiamo veramente, poi ci sarà la presentazione di 2 libri, e ci sarà la medaglia a 2 ricercatori di astrologia, ovviamente, e quindi tante belle cose, per cui io vi chiedo veramente, fateci un pensiero e iscrivetevi al convegno, perché ecco, non sarà una sola conferenza come quando veniamo qui, ma sarà veramente un magnificat di persone, di conferenze che porteranno veramente il meglio. Per le informazioni, ecco, associazione Jayavidya @gmail.com, ovviamente. Poi lì c'è il mio cellulare, se volete chiamarmi, 338-3018-220. C'è il sito www.jayavidya.org, dove pure troverete le informazioni. Per cui scrivetemi, chiedetemi il modulo di iscrizione e iscrivetevi. Allora lo dico nel presente e lo dico nel futuro questo. Il futuro quale sarà? Sarà quello delle persone che vedranno il video su Facebook. Ok? Quindi anche a voi che non ci siete, che vedrete nel prossimo futuro questo video, ricordate, queste sono le informazioni e venite al convegno. Ti lascio finché hai finito di scrivere. Ok, ma tanto ce l'hai comunque la mia email tu, però per sicurezza te la scrivi, sì. Ok, allora andiamo a vedere questo figlio di sole e ombra, no? Cominciamo a vedere questo Saturno, vedete già le 2 immagini, sono immagini una occidentale, una
orientale. E anzi, vi voglio far vedere queste due cose, una e due. Queste due immagini meravigliose, che sembrano dei mandala, giusto? Che cosa sono in effetti? Adesso l'ultima sonda, adesso non mi ricordo se si chiama, sì, Cassini. La Cassini, la sonda Cassini, prima di scomparire, no? Prima di completare il suo lavoro di ricerca su Saturno, si è lanciata negli anelli di Saturno ed ecco che cosa ha fotografato. Uno e due, oltre a tante altre immagini. Adesso io le ho messe insieme così, se voi riuscite a cercarle su internet vedrete, guardate, sono veramente spettacolari, qualcosa di meraviglioso. Ecco, questo giusto un piccolo intermezzo. Allora, cominciamo a vedere Saturno dal punto di vista etimologico, sia a livello occidentale sia a livello orientale. Quindi Saturno nostro occidentale è Saturno, ovviamente, che deriva da Saturnus. Saturnus a sua volta deriva da Satus, che significa seme, e da cui poi viene fuori la parola Satis, pienezza, abbondanza, ricchezza, soddisfazione, e per estensione Satur, saturare, saziare quando è troppo. Direte voi, ma tutto questo somiglia a Giove, non a Saturno, giusto? Bene, adesso ci arriviamo a comprenderle queste cose. Andiamo a vedere un attimino Shani. Shani invece è il nome indiano di Saturno ed ha un significato completamente differente e che è più legato un pochino alla sua parte astronomica. Infatti Shani deriva da Shanaye, colui che si muove lentamente. Infatti di tutti i pianeti antichi il nostro Saturno è quello che si muove più lentamente, è il più lento. Adesso andiamo a vedere Saturno in astronomia, ok? Perché bisogna sempre passare, no, dalla parte astronomica per poter poi capire bene, no, anche la mitologia e la simbologia di un pianeta o di un qualsiasi fattore astrologico. Allora, eccolo qua con tutti i suoi bellissimi anelli. Saturno è un gigante gassoso ed è visibile a occhio nudo. Piccino piccino per me che sono miope, non tanto. Però insomma si vede bene, chi ha una buona vista lo vede bene. Qualche volta assume un colore giallastro, non sempre, quando è attraversato dalle sue nubi, ok? La cosa strana di Saturno è che non possiede una superficie solida. Pluff! Si entra in Saturno senza una superficie solida come quella della Terra, va bene? Quindi già questo è un qualche cosa di strano e di affascinante. La temperatura è fredda all'esterno, freddissima, poi man mano che si va nell'interno diventa proprio infuocata, potentissima. Quindi andiamo dall'estremo freddo all'estremo caldo. Esterno freddo, man mano che si scende, caldo. E il calore che è all'interno di Saturno non è un calore che deriva dal Sole, perché è lontano dal Sole, quindi è un calore che deriva dalle sue stesse profondità. Andiamo a vedere poi la sua composizione, no? Innanzitutto è il sesto pianeta per rapporto alla distanza con il Sole, va bene? Dopo Giove è il più massiccio, vedete, pur non avendo una superficie solida, vera e propria, è il più massiccio. La sua composizione è molto simile a quella del Sole, con idrogeno metallico, elio, tracce d'acqua, metano e ammoniaca. Va bene? Quindi queste sono le sostanze, alcune sostanze, ce ne sono molte altre, alcune sostanze che formano il nostro Saturno. Ma la cosa meravigliosa di Saturno, quello che ci fa innamorare di Saturno, sono i meravigliosi anelli che la circondano. Sono bellissimi, no? E sono, la loro bellezza deriva dalla differente luminosità di ognuno di loro. Questa differenza di luminosità li fa apparire Saturno così affascinante, così bello. Infatti Saturno è un bel pianeta, insomma, bello da vedere.
Galileo nel 600, quando per la prima volta vide Saturno, pensò, non capì che quelli fossero anelli, pensò ad un pianeta tricorporeo, un pianeta con tre corpi, va bene? Formato da tre oggetti distinti che nell'insieme formavano un pianeta. Ovviamente non era così, va bene? Guardate che cosa scrive nel Sidereus Nuncius, che è la famosa opera per cui il nostro Galileo ebbe anche molti problemi, che poi risolse. Comunque, Saturno non è un astro singolo, ma è composto di tre corpi che quasi si toccano e non cambiano né si muovono l'uno rispetto all'altro. E sono disposti in fila lungo lo zodiaco e quello centrale è tre volte più grande degli altri due. Questo scoprì Galileo. Allora, da questo io dico anche sempre, no? Gli antichi ci hanno reso grandi servizi attraverso le loro scoperte, però man mano che la scienza va avanti, man mano che la disciplina va avanti, si scopre anche che delle cose sono errate e quindi obsolete a un certo punto, quindi vanno messe da parte. Quindi tutto ciò che viene dal passato è irrinunciabile, ma c'è una parte che possiamo conservare e una parte che poi si vede che è errata, quindi bisogna avere il coraggio anche di fare questo. Poi più tardi vediamo Christian Huygens che cosa fece. Lui finalmente identificò gli anelli, siamo nel 1655, pensate, comprese che i più grossi sono costituiti da migliaia di anelli più sottili. Va bene? Quindi già facciamo un passettino avanti. E poi abbiamo il famoso Cassini, di cui la sonda di cui parlavo prima, adesso la sonda hanno dato il nome del Cassini, perché il Cassini fece proprio, scoprì una cosa importantissima, vedete dove c'è la freccia rossa, questa divisione che si chiama proprio divisione di Cassini, perché lui la scoprì, che questi anelli erano divisi in due sezioni, in due parti, e tra le due sezioni vi era una sorta di spazio vuoto, che appunto ancora adesso viene chiamata la divisione di Cassini. Ok? Quindi abbiamo fatto un passo avanti con il nostro Cassini. Poi anche lo stesso Cassini scoprì poi che, non li scoprì tutti, ne scoprì pochissimi, ma scoprì che i satelliti o le lune del nostro Saturno, che ne sono tantissime, lui ne scoprì una decina, ma in effetti sono 61. Di queste 61, ma forse ce ne saranno anche di più, non lo sappiamo, di queste 61, 49 fino ad oggi sono conosciute e le ultime scoperte sono le 12 del 2005. Quindi più andiamo avanti, più ne scopriremo su Saturno, ma anche sugli altri, però in questo momento. Adesso viene il bello. Saturno, che è stato definito da tutti gli astrologi e gli astronomi un pianeta pesante, in realtà è leggerissimo, perché la sua densità è inferiore a quella della Terra. Se noi prendessimo Saturno, no? Per metterlo in un oceano abbastanza grande per poterlo contenere, Saturno sarebbe lì a flottare sulla superficie, perché è leggero. Non è pesante. Quindi già questo ci apre uno spiraglio su quello che, di cui vogliamo parlare stasera. Va bene? L'astronomia è importantissima. Le ultime scoperte sono importantissime. Se restiamo sempre ancorati alle cose antiche di cui una parte non possiamo, a cui una parte non possiamo rinunciare, allora perdiamo tutto. Lasciamo ciò che dell'antichità è intoccabile perché è sempre quello, ma ripuliamo come Saturno stesso insegna e andiamo a vedere anche ciò che le scoperte moderne ci raccontano, appunto questa meravigliosa leggerezza di Saturno. Adesso, avendo vista la parte, diciamo così, astronomica, una piccola parte dell'astronomia di Saturno, andiamo a vedere la mitologia di Saturno sia dal punto di vista occidentale sia dal punto di vista orientale. Cominciamo da quella occidentale e anche qui vediamo che Saturno ha subito dei cambiamenti.
Voi sapete che le divinità romane, no, furono poi in seguito integrate con quelle greche, perdendo in parte una parte della loro natura, della loro identità, cambiando, no, per grecizzarsi. Saturno, infatti, prima delle influenze greche, era il protettore dei campi e delle sementi, e sua moglie Opi, da cui opulenza, vedete, proteggeva l'abbondanza, quindi lui i semi, lei l'abbondanza del raccolto. E insieme erano questa coppia che del benessere, della ricchezza, del raccolto. In seguito poi Saturno fu associato al greco Cronos, padre di Zeus. E lì cambia tutta la storia. E lì cambia tutta la storia che conoscete perfettamente, no? Cronos o Crono, che poi divenne Saturno, o Saturno diventò Crono. Comunque, quando Crono salì al potere, gli fu fatta una profezia che i suoi figli lo avrebbero spodestato. E allora lui che cosa faceva? Ogni volta che nasceva un figlio lo mangiava. Lo mangiava, così dicevo, sì, sono sicuro che questo non mi spodesterà. La moglie, Rea, quando nacque l'ultimo figlio, Zeus, corrispondente Giove, lo nascose, diede a Cronos un sasso, no? Lo avvolse in un sasso, e così Cronos mangiò questo sasso invece di mangiare Giove. Quando Giove poi diventò grande, adulto, eccetera, spodestò il padre e lo mandò in esilio nel Tartaro. Ok? Ora, ed anche qui c'è qualcosa di molto interessante. Dopo essere stato in esilio nel Tartaro per tantissimi anni, per molto tempo, Saturno, come dire, si liberò, no? Si riabilitò in qualche modo, uscì e si insediò nell'isola dei Beati, dove instaurò l'età dell'oro. E ritornò un pochino a quella che era la natura di Saturnus, il Saturnus latino, romano, che era quello del benessere totale. Ora vedete l'età dell'oro in cui tutti, insomma, tutti erano felici, era l'età in cui tutto andava bene, della ricchezza, dell'opulenza, della spiritualità, tutto quello che di buono e di bello poteva esserci. Quindi Saturno è anche questo. Infatti, poi i romani che fecero dopo, instaurarono la festa dei Saturnalia, ok? Per ricordare appunto l'epoca d'oro, l'età aurea in cui Saturno aveva regnato. E il fulcro di questa festa, guardate chissà perché, era il 25 dicembre, ok? Che infatti. Allora già stiamo scoprendo delle simbologie saturnine un po' diverse dalle solite pessimistiche a cui siamo abituati, giusto? Quindi c'è anche questo. Adesso invece andiamo a vedere sì, astrologicamente. Allora, astrologicamente il domicilio, signoria e dignità. Ti ricordi, tu mi chiedevi l'altra volta, dice, cos'è la dignità? La dignità sono i luoghi in cui un pianeta si trova bene o si trova male, se sta nel suo posto, se è in un posto sbagliato, eccetera, per dirla semplice. Allora abbiamo il domicilio di Saturno. Saturno dove abita? Dov'è il suo domicilio? In Capricorno e in Acquario, ok? Invece esaltazione, esagerazione totale di Saturno è in Bilancia, ok? In esilio, dove non sta bene, non è a casa sua, è esiliato, Cancro e Leone, è come quando Saturno era nel Tartaro. Come quando era nel Tartaro, lui era in Cancro e Leone, mentre invece lì in alto sta bene. In caduta, dove proprio perde la sua saturninità, è in Ariete. E quindi questo già ci dà un quadro per capire bene poi tutte le storie astrologiche di Saturno. Oh, andiamo a vedere un'altra cosa, sempre per rapporto alla dignificazione di Saturno. Allora, abbiamo detto che Saturno è domiciliato in Capricorno e in Acquario, che si trovano là in alto, in questo momento,
vicini l'uno all'altro, sono vicini di segno. Guarda caso, Saturno, no? Abbiamo detto che non sta bene in Leone, infatti il segno, il pianeta, no? Che dignifica, il pianeta a cui appartiene il Leone e il Sole. Quindi Saturno in qualche modo è opposto alle qualità solari, mentre invece il Saturno del Capricorno all'opposto al Cancro con la Luna, quindi il Saturno è opposto alle qualità lunari, ok? Questo ricordiamocelo, perché poi dopo, quando andiamo a vedere il tema di Totti, dobbiamo un attimino lavorare su questa funzione, su queste opposizioni. Allora, il Saturno acquariano ha gli antipodi delle qualità solari e l'altro a quelle lunari. Da questo poi deriva tutta la qualità astrologica del nostro Saturno. Allora, molti hanno lavorato su Saturno, anche Keplero. Keplero è l'astronomo moderno per eccellenza all'epoca, perché scoprì il moto dei pianeti e scoprì che praticamente l'orbita dei pianeti non è rotonda ma è ellittica, e da lì poi si è sconvolto tutto il panorama astronomico, no? Che si è unito con quello dell'eliocentrismo, quindi fu una scoperta importantissima. Lui comunque era anche astrologo, e in Armonice Mundi, l'armonia dei mondi, lui associò Saturno al cubo, perché diceva che Saturno è terra della terra e la profondità della terra, quindi è molto terreno. Però Saturno rappresenta anche, adesso allontaniamoci un attimo da Keplero, altrimenti ci perdiamo, Saturno rappresenta anche il tempo. Quando Cronos divorava i suoi figli, è il tempo che divora i minuti e le ore, questo rappresenta. Indica l'ostacolo, il desiderio di oltrepassarlo, il rischio e l'opportunità del ritiro, perché essendo il pianeta più lontano e più distante, non si conosceva all'epoca ancora, no? Urano, Nettuno e Plutone non erano conosciuti, quindi era il pianeta del limite, oltre quello chissà cosa c'era, o forse non c'era più niente. Quindi imponeva e dava l'idea del limite e del confine da rispettare, ma anche da utilizzare per poter stare bene. Poi descrive i sacrifici per un obiettivo, al negativo la perdita dei propri valori per ottenerlo. La perdita dei propri valori per ottenerlo, proprio come quando lui, pur di ottenere il trono, mangia i figli. E quindi è la parte, diciamo così, negativa di Saturno, che è quella di quando un Saturno è messo male, sale l'ambizione per cui la persona è capace di sacrificare tutto, appunto, al suo obiettivo, alla sua ambizione, a ciò che sia. Ma non è solo quello Saturno. Per gli alchimisti rappresenta il piombo da cui ricavare l'oro, perché anticamente, appunto, Saturno era ritenuto pesante, mentre invece abbiamo scoperto che è leggero. Ma se voi andate a vedere il piombo, per quanto sia pesante, ha una sorta di densità leggera nello stesso tempo, pur essendo pesante. È un qualche cosa di massiccio e di leggero nello stesso tempo, proprio come Saturno. Ok? Ed ecco il glifo di Saturno, e da qui nascono ancora altre idee. Il glifo di Saturno è una, come possiamo chiamarla? Una falce, sì, è una falce. E qui ritorniamo al Saturnus greco, Saturno delle messi. Infatti Saturno che cosa fa? La falce che cosa fa? Raccoglie le spighe di grano quando sono mature. Quindi Saturno che cosa fa? Quando noi siamo maturi, nel vero senso della parola, che abbiamo veramente maturato la nostra anima, il nostro spirito, il nostro corpo, tutto, il nostro processo, no? Di crescita, Saturno ci fa tagliare le messi per raccogliere i risultati di quello che abbiamo fatto. Questo senso. E però la falce taglia anche prima del raccolto ciò che non è, necessario, no? Che può creare problemi. Ed ecco
i rami secchi di una pianta e qualsiasi altra cosa che deve essere tagliato per o potare o qualsiasi cosa. Ecco che cos'è appunto questo meraviglioso glifo del nostro Saturno. Il tagliare, il togliere, ma o per raccogliere i risultati o per togliere ciò che non va bene perché non ci darebbe i risultati. Ed ecco qui torniamo alla leggerezza di Saturno. Alla leggerezza astronomica di Saturno, da Saturno vuole che tutto sia leggero. La leggerezza dell'anima, la leggerezza anche mentale, pur nelle profondità più totali, perché Saturno è profondità. Allora, secondo la simbologia del glifo, no? Di questa falce, abbiamo delle, come dire, delle associazioni che si possono fare al positivo e al negativo. Quindi che cosa significa al positivo questa falce saturnina, quindi Saturno? Distaccarsi, no? Da ciò che dobbiamo lasciare per poter crescere e per individualizzarci soprattutto. Diventare adulti, autonomi e responsabili, perché Saturno è responsabilità. E come diventare responsabili? Accettando il rischio della solitudine nel caso di mancata realizzazione del sé. Quando non c'è la realizzazione totale, il rischio è la solitudine, che però può essere anche proficua, non è sempre perniciosa, può essere anche proficua. Ora, Saturno che cosa ci insegna? Saturno ci insegna a prendere i rischi per poter crescere. Chi non vuole rischiare, come dice il proverbio, chi non risica non rosica, chi non vuole rischiare non cresce. Saturno ti dice rischia. Ti dice anche che cosa puoi aspettarti se va male, però anche che cosa puoi aspettarti se va bene, va bene? Al negativo, appunto, pericolo di povertà esistenziale derivante dal troppo tagliare. Allora, dicevamo prima, no? Che Saturno ci insegna a tagliare tutto ciò che è obsoleto, ciò che non serve più. Però se tagli, alla fine non ti resta niente, giusto? E resti proprio deprivato. Quindi non bisogna esagerare. Quindi un Saturno malmesso potrebbe portare al troppo tagliare, al troppo volersi liberare da tutto per depauperarsi da tutti i punti di vista. Ecco. Un altro significato molto importante di Saturno, questo occidentale, è la reiterazione dell'errore paterno. Molte persone, moltissime persone, una grande percentuale di persone, soprattutto gli uomini, hanno la tendenza a reiterare un errore paterno, no? Come appunto il nostro Crono reiterava l'errore di suo padre, che aveva fatto più o meno la stessa cosa che aveva fatto lui. Ora, Saturno rappresenta o la possibilità di liberarsi dal modello paterno e quindi dalla reiterazione di un qualche cosa che ti porta a fare la stessa cosa, oppure a esserne schiavo, dipende poi da come è messo Saturno e da come tu reagisci a Saturno, perché noi reagiamo alle influenze planetarie, altrimenti saremmo schiavi. Bene? Quindi Saturno ci insegna anche questo. Ovviamente, sia agli uomini che alle donne. Se le donne è il modello parentale. Il modello parentale che ha una reiterazione che non sempre è buona e che noi portiamo, ripetiamo senza saperlo, un poco sapendolo anche. Ok. Adesso andiamo a vedere quali sono le funzioni saturnine. A che cosa serve Saturno? Saturno innanzitutto è struttura, la parola per eccellenza, la parola saturnina proprio per antonomasia è struttura. Diciamo la parola chiave di Saturno è struttura, quindi Saturno serve a strutturare l'io, ma anche ad essere pazienti, riflessivi e a riemergere dalle crisi.
Saturno è la forza in noi per poter riemergere dalle crisi. Saturno non è la crisi, Saturno è la forza per riemergere dalle crisi. Questo deve essere proprio importante. Dal punto di vista fisico, governa le ossa, i denti, i processi di calcificazione e la colonna vertebrale. Quindi tutto quello che ci mantiene solidi, tutto quello che ci tiene, no? In vita. Nelle relazioni, che cosa indica nelle relazioni il nostro Saturno? Il padre, gli anziani, gli avi, i saggi e i maestri. In aspetto armonioso, quando si trova in una casa giusta, quando si fa un aspetto armonioso con altri pianeti, quando si trova in un segno giusto, che cosa dà? Che cosa, come dire, fa sviluppare? Il rigore, non la rigidità. La rigidità è quando è negativo Saturno. Il rigore, la logica, la sistematicità nelle cose che si fa, soprattutto negli studi, l'autodisciplina, il senso del dovere, la responsabilità e una competenza profonda in ciò che si studia o in ciò che si pratica. Competenza profonda e saturnina. E poi la costanza in tutto. La costanza in ciò che si fa. Se poi in aspetto invece non armonioso, difficile, e allora diventa un ripiegamento su se stessi, quella schiena di cui parlavamo prima, no? Che rappresenta la struttura saturnina, ecco che si rattrappisce. Poi abbiamo inaffidabilità, proprio opposto di quello che è Saturno. La rigidità, quando la regola è talmente esagerata, è talmente priva di flessibilità che si... Il rigore diventa rigidità, ciò che era rigore, che era la solidità della sicurezza di ciò che è, diventa rigidità e rischia di spezzare se stessi e gli altri. L'egoismo, l'eccesso di ambizione, ovviamente, con l'arrivismo e l'incostanza quando non si riesce ad ottenere ciò che si vuole. Ora, andiamo ancora a fare un passo tecnico e a vedere gli aspetti che forma Saturno con se stesso nel suo ciclo sinodico, cioè nella sua rivoluzione che dura 29 anni e mezzo, quasi 30 anni diciamo. Ora da questo possiamo già capire che se Saturno, per ritornare al luogo in cui si trovava la nascita di una persona, no? Impiega 29 anni e mezzo, quindi circa 3 anni, possiamo dire che in una vita più o meno 3 volte fa un ciclo completo, ok? E che in ogni segno soggiorna per circa 2 anni e mezzo. Quindi in ogni segno ci sta 2 anni e mezzo, poi passa al successivo. Allora, che cosa ci racconta questo ciclo di Saturno di 29 anni e mezzo? Che in ogni 29 anni e mezzo noi esseri umani, tutti, abbiamo la possibilità di raggiungere la nostra maturità, abbiamo la possibilità di individualizzarci e nello stesso tempo integrarci con la società nel modo migliore per vivere nel modo migliore, per arrivare poi alla cosiddetta età dell'oro, che dovrebbe essere quella verso i 30 anni, era una volta, va bene? E quindi prepararci o a un futuro migliore o a una vita successiva migliore, va bene? Ora, questo percorso trentennale, visto così, potrebbe essere un pochino, diciamo così, no? Potrebbe spaventare un po'. Ora, noi ricordiamoci sempre che il tempo è fatto a tappe, quindi anche questa rivoluzione di 30 anni, di 29 anni e mezzo, ha delle tappe intermedie e ogni tappa intermedia di 7 anni ci permette un piccolo passo indietro o avanti per arrivare all'età dell'oro dei 30 anni. E quali sono questi passi? Sono i famosi aspetti che Saturno forma con se stesso, vi ricordate, no? La conferenza sugli aspetti. Congiunzione, quadrato crescente, opposizione all'opposto, quadrato calante per poi ritornare alla congiunzione. Tutto questo ogni 7 anni. Quindi che cosa succede? Che ogni 7 anni
questi aspetti intermedi ci danno la possibilità di riesaminare il nostro percorso e ci danno anche delle indicazioni molto precise sul nostro percorso. Andiamole a vedere. Allora, la prima tappa di Saturno, che è il primo quadrato crescente, avviene verso i 7-8 anni, va bene? Allora, verso i 7-8 anni il bambino prende per la prima volta consapevolezza del rapporto con le autorità attraverso la scuola, no? L'autorità esterna non è più la famiglia, è la scuola, dove incontrerà le maestre, i compagni di banco e tante altre cose. La vita comincia ad essere strutturata. Se prima, no, ti alzavi, anche se andavi a scuola, al nido, non avevi tutti i compiti da fare, tutte queste cose, così qua la vita comincia a strutturarsi. Poi la seconda tappa è la prima opposizione verso i 14-15 anni, che è l'adolescenza con le sue prime crisi, vedete? Si cerca di definire se stessi e ci si oppone, si comincia ad opporre all'autorità che ci ha accolti prima. E di questa autorità fanno parte anche i genitori. La terza tappa è il primo quadrato calante verso i 21-22 anni. Va bene, la società, la famiglia chiedono delle decisioni. Che vuoi fa? Stavamo notando quanto sei sintetica, però sì. Nella sintesi dici proprio le cose essenziali. Sì, perché è molto, capito? Allora bisogna veramente essere sintetici, altrimenti non ci arriviamo. Oh, scusami. Ok. Poi la quarta tappa, ritorniamo nella stessa posizione natale, e quei famosi 29-30 anni di cui parlavamo prima, 29 e mezzo più che altro, qui bisogna fare una scelta. E qui la società preme, la famiglia stessa. Ragazzo, hai 30 anni, che vuoi fare? Ecco, qualcosa sta cambiando, comunque, quindi dobbiamo anche un attimino riaggiustare le età. Poi abbiamo la quinta tappa, secondo quadrato crescente, verso i 37-38 anni. Si ripete quello che era accaduto a 7 anni, no? Perché anche questo è un quadrato, ma gli eventi non riguardano più il passaggio dalla famiglia alla scuola e quindi alla società, ma riguardano il lavoro e le autorità sociali. Il tipo di ambizione che si sviluppa o che non si sviluppa. Per esempio, nelle storie delle persone che vogliono magari avere una professione libera, verso quest'età cominciano veramente a farsi sentire i bisogni di mettersi in proprio, per dire. Poi la sesta tappa, seconda opposizione, 44-45 anni. Qui si ripete la crisi adolescenziale, ok? Ma i confronti e gli scontri tipici un po' dell'adolescenza sono connessi al proprio ruolo nella società. Si comincia, no, a non essere d'accordo più con il quadro nel quale ci si era posti prima. Si comincia a voler avere una storia propria, anche se si resta all'interno della stessa società, dello stesso lavoro o quanto altro. La settima tappa, che è il secondo quadrato calante, 51-52 anni, va bene? Qui le difficoltà sono sempre esterne, però a questo punto che cosa significa? Significa, io adesso ho 52 anni, tra l'altro verso 51 anni c'è anche, 50-51 c'è anche il transito di Chirone, per cui aiuta ancora di più. Ma io che voglio fare veramente nella mia vita? Io ho dato tutto. No, ho lavorato, ho fatto questo, ma veramente voglio continuare a vivere in questo modo? Si comincia veramente a pensare come indirizzare la propria vita anche in un modo diverso. Non voglio vivere di solo lavoro, per dire, o di solo questo, di solo quello. Io adesso voglio capire qualche altra cosa che mi riguarda. Voglio vedere che cosa voglio veramente. E così si arriva all'ottava tappa, con la seconda congiunzione, 58-59 anni. In questa tappa anticamente era la tappa in cui si andava in pensione. Adesso questa tappa cambia, diciamo così.
Adesso questa tappa cambia. Era il tempo delle scelte che richiedono attenzione. No, e quindi dedicarsi alle attività elettive, a quello che si ama di più, eccetera. Perché appunto si va in pensione e si può pensare a se stessi. Sì, però restiamo sempre in ambito saturnino, per quanto la legge Fornero abbia cambiato tutto, ok? In ogni modo, verso questa età, 58-59 anni, anche se non si va in pensione, in ogni modo si comincia a pensare alle proprie attività elettive. Che cosa succede? Se prima le facevamo direttamente quando andavamo in pensione, adesso cominciamo già a strutturarle prima saturninamente. Io già mi preparo il campo per quando poi sarà, a che età è? Momento. Quando sarà il momento, però già ci si prepara, perché in ogni modo l'impronta saturnina resta, anche se Fornero ha messo la legge della pensione. Chiaro? Ecco. Sulla settima tappa. Come? Sulla settima tappa, chi è che si innesta? Anche Chirone? Sì, sì. Verso 50 anni c'è il transito di Chirone e quindi si guardano le proprie ferite, ciò che è rimasto praticamente non guarito di se stessi, perché molte volte i transiti si incrociano poi con altri transiti, però adesso non possiamo allargarci in quello, altrimenti poi già la conferenza è molto lunga. Ok, e qui ritorniamo alla contraddizione saturnina di cui parlavamo prima, no? Questo falso, come dire, concetto del Saturno pesante, quando invece astronomicamente, strutturalmente proprio la natura di Saturno è leggera. Quindi c'è questa tendenza a focalizzare sempre e solo Saturno come il pesantone che rompe le scatole, che è pesante, eccetera, eccetera. No, ricordiamoci che Saturno è leggero. Ok? Questo è molto molto importante. E ricordiamoci anche che già dal punto di vista occidentale Saturno era il re delle feste. Ok? È stato trasformato nel guastafeste, ma lui era il re delle feste invece. Va bene? Allora, il ritorno dal Tartaro con l'età dell'oro, no? Come abbiamo visto prima, il ritorno dal Tartaro con l'età dell'oro è quando si arriva alla, come dire, al ciclo di Saturno, al ritorno di Saturno, avendo, diciamo, fatto tutte le tappe per bene. Quindi abbiamo la continuazione della vita, della gioia, del desiderio, anche durante e in seguito a condizioni avverse. La leggerezza, praticamente, che cosa ci insegna Saturno? Ora, adesso, illuderci che con Saturno non avremo mai problemi perché è tutto leggero, tutto così, sarebbe una bugia. Ma quello che ci insegna Saturno è una cosa meravigliosa. Innanzitutto, la forza per uscire dalle crisi. E due, la cosa più importante è il non lasciarsi distruggere dai momenti difficili della vita. E anche nei momenti più difficili avere la forza del sorriso, avere la forza di fare un qualcosa di giocoso e di gioioso, come i Saturnalia, per dire, capito? Questo è il dono di Saturno. Saturno ti dice, se tu nei momenti terribili della tua vita perdi anche la gioia, sei finito. Perché Saturno che cos'è? Attraverso il suo rapporto con la nostra colonna vertebrale, è la forza della sopravvivenza. Quindi Saturno non è quello che ti dà le prove per distruggerti, ma Saturno è quello che ti dà la forza per superare le prove, perché Saturno è vita, vuole che noi viviamo. Chiaro? Questo è un concetto veramente, io voglio che sia veramente molto chiaro in voi, per avere un'idea pulita di Saturno, con tutti i suoi difetti, con tutte le sue qualità, ma al di fuori di tutte le sciocchezze che si dicono. Oh, adesso andiamo a vedere una storia completamente diversa. Andiamo a vedere il Saturno indiano che si chiama Shani, che vi ricordate abbiamo detto significa lento, perché aveva un passo lento. La storia, la simbologia, la mitologia è completamente diversa, è molto affascinante, è diversa, 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 diversa. Cominciamo come sempre dall'iconografia. Eccolo.
Vedete, è proprio tutta un'altra storia. È scuro, vestito di nero, regge una spada, frecce, pugnali, cavalca un corvo. Protegge le proprietà dai ladri. Tant'è che chi va in India poi, che c'è un villaggio in India, va bene, che si chiama Shignapur, che è tutto dedicato a Saturno, è un villaggio in cui nessuna casa, nessun edificio, nessun luogo di lavoro ha le porte. Ha aperto, perché è dedicato a Saturno, che protegge dai ladri, e da sempre in questo villaggio c'è la fiducia che non nessuno ruberà, e quindi niente porte, nemmeno nelle scuole, dappertutto. È il villaggio senza porte, non è, voglio dire, una leggenda questa, questo è vero, esiste. Tanto per dire, ecco. Adesso cominciamo con la mitologia, poi Saturno ha il suo mantra, Om Pram Prim Prum Sanascharaya Namaha. E andiamo nel... vediamo un attimino, lui aveva la moglie che si chiamava Nila Devi, la dea azzurra. Il suo guru è Shiva o Kali. Nemici di Saturno sono Sole, Luna e Marte, gli amici Mercurio, Venere e Rahu, che sarebbe il nodo nord, la stagione l'autunno, gli alimenti i semi di sesamo, i semi neri, le lenticchie nere, infatti quando si offrono i sacrifici a Saturno si offrono le lenticchie nere, e quelle che mangiamo noi, insomma, normalmente nere, marroni, i fiori, tutti quelli dalle tinte violacee, ok? E il veicolo, il corvo o l'avvoltoio. Infatti, per esempio, in India, quando si vuole beneficare Saturno in qualche modo, si cerca di portare del cibo agli avvoltoi, no? E anche alle aquile. Adesso il mito di Saturno. Adesso qui, guardate, vi affascinerete, vi affascinerà questo mito. Il mito di Saturno è scritto nello Shrishani Mahatmyaya, cioè il libro grande del nostro Saturno, ma anche in tantissimi altri Purana, tra cui Shiva e Skanda Purana. E faccio una piccola digressione. In India da moltissimi anni è stata creata una fiction su Saturno, di migliaia e migliaia di puntate, prese appunto da questi libri sacri, per poter veramente far conoscere a tutte le persone la bellezza di Saturno, oltre che la sua storia. Ed è meraviglioso, eh? Però insomma ci vogliono anni per vederlo tutto. Allora, figlio del sole e dell'ombra. Saturno fu figlio, quindi è tutta un'altra storia, vedete, non ha niente a che vedere con Cronos. Eccola qua, Sanghya, la figlia del dio l'architetto degli dei, sposò il sole, Surya, e generò con lui due figli. Però purtroppo con il trascorrere del tempo, Sanghya, che significa poi compagna, non riusciva più a sopportare il calore e il fulgore del sole. E quindi decise di ritirarsi a meditare sulla montagna. Bene? Vediamo che cosa fece la nostra Sanghya. Allora, dopo alcuni anni, che cosa fece? Scisse se stessa in corpo e ombra. Bene? Poi dall'ombra, da cui si scisse, clonò se stessa e fece nascere una nuova se stessa che si chiamava Chaya. Chaya significa ombra. Bene? Lei si ritirò sulla montagna a meditare e lasciò il suo clone Chaya, ombra, dal marito che nemmeno si accorse della sostituzione. Perché era identica. Ok? Identica. In effetti la nostra ombra, per quanto possa essere differente da noi, è identica a noi. Allora, poi Chaya si prese cura anche dei due bambini che erano nati da Sanghya e li curò e li amò come se fossero i suoi stessi figli. Anzi, lei stessa generò un bambino che sarebbe il nostro Shani, il nostro Saturno. Durante un'eclissi di sole,
Chaya, l'ombra, generò un bambino dalla pelle scura che solo guardando l'auriga del sole lo fece cascare dal cavallo. Guardò il sole padre e al padre gli venne la vitiligine, per cui, ok, accecò i cavalli. Allora Surya disse, oh ma questo non è figlio mio, perché io sono tutto perfetto, com'è che sto bambino è così? E quindi pensò che non fosse figlio suo, va bene? E voleva mandar via questo bambino. Allora Chaya rivelò la verità, dice, spiegò che era un clone di sua moglie Sanghya, e Surya, offeso e dolorato, decise di scacciare la madre e di ignorare il figlio. Quindi il figlio lo tenne con sé, la madre la cacciò via, e andò anche lei a meditare da qualche parte, e con il figlio lui era completamente, lo ignorava, cioè praticamente c'erano tutte le persone che si prendevano cura di lui, perché era il figlio del re, eccetera, e quindi già vediamo che Shani nasce con questo senso di distacco e di separazione dal padre, pur vivendo con il padre. Ok? Chaya che cosa fece? Vabbè, no problem. Chaya che cosa fece? Quando fu mandata via, pensò al povero figlio incustodito. Dice, come fa sto bambino adesso senza avere una mamma che si prende cura di lui? Allora anche lei fece la stessa cosa, si autoclonò e generò Sandhya, che significa crepuscolo, identica a lei. Dice, così resta col piccino e si occupa di lui, e lui non resta senza madre, va bene? Purtroppo però Sandhya, questa nuova clonazione, era molto rigida. Era la parte rigida di lei, rigida, severa, mancava di empatia, detto in altre parole. Shan intanto crebbe con un forte rancore verso il padre, perché il padre lo sgridava sempre dicendo, guarda, tu hai uno sguardo cattivo, io ho avuto la vitiligine, questa... e quindi gli mise addosso questa, come dire, questa diceria dello sguardo cattivo. Con l'indifferenza del padre e la durezza della matrigna, no? Che era la matrigna poi alla fine, che credeva madre, Shani sviluppò un carattere ombroso, rigido. Vedete la parte negativa di Saturno, quando la persona diventa ombrosa, rigida, imprigionò le stelle e le acque disubbidienti, tutti lo temevano. Oh, ma è così, tutti temono Saturno. Un giorno il piccolo Shani chiese a Sandhya del cibo fuori dall'orario in cui si mangia, e lei lo rifiutò, lui lo richiese, alla fine lui diede un calcio a questa finta madre, e praticamente lei gliene diede uno più forte, e gli spezzò una gamba e lo condannò a zoppicare. Allora Shani abbandonò la casa. Lì, in quel momento, il padre capì, dice, no, ma questa non è la mamma. No, qua c'è qualcosa, perché una madre innanzitutto non rifiuta mai il cibo al figlio, anche se glielo chiede al di fuori del momento del cibo. E poi soprattutto anche quando il figlio dà il calcio alla madre, non lo distrugge in quel modo. E allora si fece dire la verità, e in quel momento scoprì l'amore per il figlio, un amore che non aveva vissuto. Vedete come cambia tutta la storia. Intanto lui se n'era andato, il figlio, perché era scappato di casa, allora lui manda il dio scimmia a prenderlo, ma Shani, che era anche un po' guerriero, era anche un grande guerriero, si mette in lotta perché non vuole ritornare dal padre, e lui purtroppo, il dio scimmia, è costretto a combattere con lui e lo ferisce, però poi dopo lo cura anche, lo cura benissimo con olio di senape, e quindi quando poi Shani guarisce diventa molto devoto del dio delle scimmie e gli dice, guarda, guardiamoci sempre negli occhi e ci faremo sempre del bene. Per ricompensare, Shani promise che non sarebbe mai stato afflitto dal suo sguardo. Vabbè, questo l'abbiamo detto. Poi
Poi dopo continuò a condurre una vita inquieta, lontano dal padre, però ebbe anche una sposa, vi ricordate Nila Devi? Ora Nila Devi era molto innamorata di Shani, perché poi Shani era bellissimo, aveva delle qualità meravigliose, era veramente una bella persona dentro e fuori. Lei era pazza di lui e un giorno uscì dalle acque del fiume dove era andata a bagnarsi e andò verso di lui, si vestì, andò verso di lui, aspettando che lui le sorridesse, le desse il benvenuto. Lui era in piena meditazione, per cui manco si accorse di lei. E lei fece di tutto per richiamarlo, ma niente. Allora lei si offese moltissimo. Dice, ma allora praticamente, non ho capito, la meditazione è più importante di me. Io che so, non so niente di fronte alla sua spiritualità, va bene? E quindi lo maledisse. E lo maledisse proprio sul suo punto debole. Lui era arrabbiato con il padre perché il padre ha messo addosso questa storia dello sguardo cattivo. Cioè, guarda, tu, chiunque guarderai, questa persona avrà dei problemi. Lui poi si svegliò, manco si accorse di tutto quello che era, cioè, e come sempre le sorrise, l'abbracciò e lei si pentì della maledizione, ma ormai la maledizione era già andata avanti, però lei riuscì a correggerla, a modificarla. Da quel giorno, quando gli altri pianeti avrebbero incontrato lo sguardo di Saturno, Shani, cioè in aspetto con Saturno, anche gli eventi negativi avrebbero favorito il miglioramento dello stato evolutivo e il consolidamento delle situazioni positive. Chiaro? Vedete la bellezza di Saturno, Shani? Anche Parvati, la moglie del dio Shiva, che era molto amato da Shani, volle premiarlo. Gli eventi importanti avrebbero portato l'impronta di Shani nelle vicinanze della Luna. Ogni volta che Saturno si avvicina alla Luna, qualcosa di importante accade nella vita delle persone. Allora Shani, dopo questa storia, si dedicò ancora più intensamente alla meditazione, senza però trascurare la moglie, va bene? E si liberò dai fardelli dannosi del passato attraverso la sua meditazione, proprio la falce di cui parlavamo prima, no? Divenne il detentore della spiritualità e il conoscitore delle ombre. Figlio dell'ombra ci aiuta a conoscere le nostre ombre. Realizzò lo stato di beatitudine gioiosa. Beatitudine gioiosa come l'età dell'oro, per essere beati, per avere una... come dire, un risultato spirituale, non è che dobbiamo stare sempre seri, gioia, allegria, spiritualità richiede gioia, anche scherzare, ok? Attraverso il culto dell'ombra e della madre Chaya. Questa era l'eredità lasciata dalla madre in lui. Grazie alla conoscenza e al contatto con l'ombra sua e quella poi dipendente dalla madre, divenne di flessibile come un fuscello e solido come un elefante. La resilienza. Saturno è la resilienza. Che sia quello occidentale o quello orientale, Saturno ci insegna la resilienza. Va bene? Per questo rappresenta la struttura ossea e appunto il livello di resilienza. Ma come nacque questo? Quando Saturno ebbe il coraggio di chiedere aiuto a Hanuman, che apparentemente era il suo combattente, no? Era il suo nemico, invece era lì per aiutarlo, chiese aiuto, fu curato e si salvò. Quindi rappresenta anche la facoltà, il coraggio di chiedere aiuto quando se ne ha bisogno. Anche questo ci insegna Saturno, Shani. Va bene? Shani poi è il signore del karma e del dharma, rappresenta la legge cosmica, dharma è la legge cosmica, e la relazione con le difficoltà e le responsabilità lasciate in sospeso nelle altre vite, ok? Regge il corredo genetico per la sopravvivenza fisica, perché Saturno, Shani, vuole che sopravviviamo ai problemi, li superiamo, non che ci moriamo dentro.
Ora, le cattive posizioni di Saturno ci ricordano un po' la storia di Saturno, tutte un po' le storie terribili che ha vissuto, no? La madre ombra che fingeva di essere la moglie del padre, il disprezzo dello stesso padre, il maltrattamento della matrigna che poi era un miraggio. Queste storie si ritrovano nelle storie e nelle vite delle persone con un Saturno messo male. Ovviamente non tutte le storie, una di queste storie, però veramente si trovano. Shani rappresenta anche l'autorità, avete visto, prima rappresenta il maestro, rappresenta il rapporto con l'autorità di ogni 7 anni, come cambia il rapporto con le autorità, e quindi il modo in cui è stata interiorizzata la figura paterna, che nel suo caso era il sole, e di conseguenza il proprio rapporto con l'autorità, con i maestri e con gli insegnamenti. Ora, Shani ebbe una vita molto turbolenta prima, era terribile, ne ha fatte di cotte e di crude, però poi si era dedicato alla vita spirituale, seguendo anche una routine molto, diciamo così, molto rigorosa, quindi rappresenta i compiti, i doveri, le relazioni, tutto quello che ci porta alla saggezza attraverso anche l'autodisciplina. Quindi anche nello Shani, nel Saturno orientale, abbiamo sempre questa idea della disciplina che avevamo prima. Questo è un versetto dell'Uttara Klamrita, la stanza 6, sloka numero 12, e ci fa vedere la parte appunto positiva di Saturno che si tende sempre a dimenticare. Quando Shani, Saturno, è ben disposto nel suo periodo, il nativo diventa prospero, dimostra un'ottima intelligenza e celebra sacrifici e riti, acquisisce terre e diventa il capo, può essere ottimo uomo di affari, ottiene successo in svariate attività ed è spesso pieno di entusiasmo. Vi sembra di vedere un pochino il Totti? Già un pochino, no? C'entriamo. Ed eccolo, il pupo, il gladiatore, il re di Roma. E io ho messo i due temi, questo occidentale e questo orientale. La cosa bella di questa storia, di questo Saturno di Totti, è che in entrambi si trova in ottava casa. In quell'occidentale Saturno si trova in Leone, il Leone quindi è in esilio. Ma vi ricordate che lui era in esilio dal padre? Saturno? La storia indiana? In ottava casa. Poi Saturno invece nel tema siderale orientale si trova in Cancro, ma ugualmente nell'ottava casa. L'ottava casa è una casa, anche questa, molto maltrattata. Ora, quando noi analizziamo la casa, una casa, dobbiamo analizzarla sempre con il suo opposto. La casa che si oppone alla casa ottava è la casa seconda. Quindi dobbiamo andare a vedere sempre entrambe, ok? E poi un'altra cosa importante, per tutte le case, ma per l'ottava casa in generale, che si tratti dell'astrologia occidentale o orientale, noi dobbiamo andare a vedere sempre il pianeta nel contesto in cui si trova. Non può essere visto in se stesso, va bene? Bisogna contestualizzare l'interpretazione, per esempio nel caso dell'ottava casa, per rapporto alla seconda casa, come dicevamo prima, per capire quali, poiché la casa ottava è la casa delle perdite, dei distacchi e di tutte queste cose, dobbiamo andare a vedere invece quali risorse ha la persona, e le risorse si trovano in seconda casa. Quali risorse ha per poter approfondire, per poter vivere questa l'ottava casa? Ok? Quindi la seconda casa in generale rappresenta l'habitat familiare, proprio la situazione anche finanziaria, anche economica in cui si nasce, va bene? Ma rappresenta il grado di possessività verso i propri beni, la situazione economica dal punto di vista proprio della personalità, se si ha o se non si ha il senso utilitaristico, quali sono i propri valori, sia quelli spirituali, sia quelli mentali, sia quelli terreni. Il livello di vita a cui si aspira, che cosa si desidera fare, quale livello si vuole raggiungere, e ciò che ci è più caro, che cosa ti è più caro, la seconda casa te lo dice,
e ti dice anche che cosa poi tu apprezzi negli altri. L'ottava casa, che è il suo opposto, è tutto ciò che è connesso alla situazione legata alla morte. Quindi anche l'eredità, il cambiamento e la rinascita, va bene? Ma anche la sessualità, le trasformazioni patrimoniali, i possedimenti che vengono dagli altri, appunto il denaro degli altri, no? Quindi è un campo di battaglia, la casa ottava, per conoscere se stessi attraverso la crisi. Ora, la casa ottava è la casa che appartiene a Saturno, ok? Quindi il nostro Totti, che ha Saturno in casa ottava sia nel siderale che in quello occidentale, è praticamente toccato dall'influenza di Saturno, che non è un Saturno terribile. Saturno, ma no, Saturno è terribile, la casa ottava, la morte, tutte sta roba, questo è rovinato. No, Saturno è nel luogo migliore per se stesso. Saturno in casa ottava sta bene. Quindi Saturno in casa ottava già ti preannuncia la possibilità di poter raccogliere i frutti, di poter avere quello che ti spetta, e sicuramente ti dice che molto probabilmente hai le risorse per poterci arrivare, che si trova proprio nel suo ambiente ideale. Scusate un attimo. Ecco. Eccolo qua, lo rivediamo di nuovo. Guardate la cosa stranissima, che nel tema occidentale Saturno, avevamo detto prima, esiliato in Leone, si trova in ottava, che è a casa tua, sua, scusate, governa la prima e la seconda casa. Che va a governare qui? La seconda casa, qua, perché la seconda casa è in acquario, quindi la governa. Governa proprio la casa che è quella del suo opposto, dove ci sono le risorse. Quindi questa persona, nel nostro caso Francesco, sicuramente ha delle ottime risorse, anche se la casa è vuota. Se la casa è vuota non significa che non ha significato, ma che i suoi significati intrinseci non sono inflazionati, non sono cambiati da altri apporti, quindi è ancora più potente. Quindi ci sono risorse incredibili. Chiaro? Ora, nel tema siderale, Saturno esiliato in Cancro, si trova in Cancro, in ottava, governa la seconda e la terza, di nuovo la seconda. Non si scappa. Le sostanze interiori, che sostengono la forza di Totti, esistono. Va bene? Nonostante Saturno sia disposto dalla Luna in dodicesima. E poi un'altra cosa interessante, che mentre nel tema occidentale è Saturno che regge il tema, perché l'ascendente è Capricorno che appartiene a Saturno, in quello occidentale, essendo l'ascendente Sagittario, il reggente del tema è Sagittario e già ci parla della possibilità di un successo. Ora andiamo un attimino nel tropico, vediamo solo il tropico, qui l'ho chiamato il re di Roma, perché Saturno è esiliato in Leone, ma nella sua casa ideale, ottava, quindi è il re di quella casa, ecco perché ci sta bene il re di Roma. Lì in quella ruota che vedete in alto ci sono i pianeti con le case, cioè per ogni casa rappresenta e significata, ha il significato di un pianeta, va bene? Quindi vedete che l'ottava, il pianeta che corrisponde alla casa ottava, è Saturno, come dicevo, Saturno re a casa sua. Saturno re a casa sua, un ragazzo giupiteriano, un ragazzo che poi vedremo nell'altro tema, così leggero, come dicevate voi, non appunto Saturno leggero, però a casa sua, che quindi sa strutturarsi, sa mantenere la sua disciplina. Sempre nel tropico, Saturno già abbiamo visto governa la prima e la seconda casa,
e il cosignificatore della prima che ancora si rinforza. Poi noi abbiamo detto, no? Che cosa abbiamo detto prima? Abbiamo detto che governa la seconda, che si trova in... Chi è il cosignificatore della seconda? È Giove. Quindi anche nel tema occidentale, lui ha quell'aspetto giupiteriano apparentemente leggero, ma che è quello che è la sua forza, che è anche la forza che lo fa vincitore, va bene? Una struttura vincente che richiede sforzi continui, perché in ogni modo è saturnina, ok? Capacità di attaccamento alla propria posizione. Se la continuità resta, il successo perdura. E lui la continuità l'ha avuta, giusto? E quale continuità ha avuta? La vediamo anche dopo, ma anche già qui abbiamo un primo accenno con Saturno in ottava. Saturno in ottava è l'attaccamento potente, no? A proprio status, ma soprattutto la fedeltà alla propria casa, a ciò che si è scelto. Lui non ha mai abbandonato la Roma. Gli sono state fatte offerte elevatissime, no? Sempre stato fedele lì, Saturno in ottava. Saturno in ottava è l'attaccamento, il non voler cambiare e restare fedele a ciò che si è scelto o a ciò che lo ha scelto, va bene? Poi Saturno in connessione positiva con Plutone in decima e Nettuno in dodicesima, sestile trigono. Ovviamente questi sono degli aspetti che appartengono a tante persone, no? Però per lui rappresenta il meglio della sua generazione, forza e struttura, perché Saturno sono forza e struttura, per splendere potentemente in decima, casa decima. Qual era il suo numero? Numero 10. Per splendere in decima e sapersi ritirare nell'oscurità della dodicesima alla fine del percorso. Va bene? Perché? Perché il suo Nettuno è in dodicesima. Sapersi ritirare quando è finito, per non finire. Sapersi ritirare quando la storia è finita, per non finire. Adesso andiamo a vedere quello siderale. Nel siderale abbiamo detto uguale, abbiamo Saturno in ottava, ma in Cancro questa volta. Se prima noi abbiamo visto le qualità solari del padre, qui le qualità lunari. Ritorniamo alla madre. Infatti la madre di Totti è stata sempre molto presente, molto nella sua vita, era quella che si restava a casa, si prendeva cura del figlio, anche dei suoi genitori vecchi, eccetera. È stata quindi una figura saturnina pregnante di esempio e di sostegno, anche un po' rigido ma affettuoso. Quindi Saturno in Cancro, ma nella sua casa ideale, ottava. Saturno in Cancro non ci sta bene, ok? Perché il Cancro non va d'accordo con l'energia saturnina, perché è in esilio, no? Saturno in Cancro. Però poiché si trova nella sua casa ideale, anche in una casa apparentemente deprivata da determinate cose, c'è qualche cosa che funziona bene, va bene? Si riconferma ciò che diceva, però se prima era il re di Roma, qui è il pupone, il ragazzino, che resta sempre ragazzino figlio di mamma, ok? Cocco di mamma, perché Saturno è in Cancro. Una mamma anche tosta che ti fa lavorare, che ti dice anche quello che va bene, che non va bene, eccetera, ma anche un forte senso di attaccamento alla famiglia, perché Saturno in Cancro rappresenta anche l'attaccamento terribile alla famiglia e non voler lasciare la casa materna in questo caso, perché è Cancro. Tant'è vero che quando lui divenne ricco comprò una casa grande in cui ci dovevano stare la mamma, il padre, il fratello, la moglie, il fratello, i nonni, tutti quanti, proprio tipica di questo Saturno in Cancro. Poi, sempre in quello siderale, andando nell'altro, il cosignificatore della seconda casa è Giove, il cosignificatore della terza è Marte. È il gladiatore, eccolo, come lo chiamano i suoi fan, no? Qui appare il guerriero vincente che sa integrare, interagire con l'ambiente immediato e con i compagni e colleghi di squadra. Chiaro?
Poi ritorniamo ai due, ovviamente gli aspetti sono gli stessi, che sia l'uno che sia l'altro, no? Tema, gli aspetti sono gli stessi, e vediamo appunto la connessione positiva con Plutone in decima, nella decima casa, e Nettuno in dodicesima, il meglio della sua generazione. Con Nettuno anche, no? La forza e la struttura per splendere potentemente in decima e sapersi ritirare nell'oscurità della dodicesima, dove c'è Nettuno, Nettuno alla fine del percorso per dedicarsi ai suoi sogni, che Nettuno sono anche i sogni. Essendo Saturnino, non saranno sogni vaghi, no? Non sarà scappare dalla realtà, ma sarà proprio vivere i suoi sogni. Ecco quello che lui dice, che ha detto adesso da poco a maggio. Dice: avete presente quando siete bambini, state sognando qualcosa di bello e vostra madre vi sveglia per andare a scuola? Eccola la mamma, eh? Mentre voi volete continuare a dormire, provate a riprendere il filo di quella storia e non ci si riesce mai? Ecco, ed è un pochino ignorante lui nel parlare, però profondo, no? Stavolta non era un sogno, ma la realtà. Voglio dedicare questa lettera a tutti voi, ai bambini che hanno tifato per me e a quelli che oggi sono diventati padri e gridano ancora tutti Totti Goal. Mi piace pensare che la mia carriera sia per voi una favola da raccontare. Molto nettuniano in dodicesima. Questo lo dice nel momento in cui fulgida e forte la dodicesima, gli dice che deve andare via, che è finita la sua carriera. E con le azioni giuste troverà il nostro Totti, il filo di un altro sogno lasciato nel cassetto? O scoprirà un nuovo sogno in questa sua nuova vita? Tutto è iniziato con la luna progressa quadrata a Saturno natale della quinta in ottava all'inizio di maggio. A maggio lui ha fatto, no? La sua presentazione, il suo addio. La luna incombe con le sue emozioni, confliggendo con la forza struttura, il dovere e l'emozione. Sono all'acme nel mese di maggio. Però noi già possiamo vedere che con le azioni giuste troverà il filo di un altro sogno lasciato nel cassetto, o forse scoprirà un nuovo sogno. Ora, quello che noi abbiamo visto a maggio, no? Al maggio era il clou di un qualche cosa che lui già aveva vissuto prima. Diciamo, è stata la parte esterna, no? L'exploit verso il mondo. Ma tutta questa sua storia di fine di una carriera è cominciata a gennaio, no? Quando Saturno ha formato un sestile con Marte tra la dodicesima e la decima casa. Poi più tardi andiamo a vedere a febbraio che succede. Saturno forma un quadrato con Mercurio tra la prima e la nona. Pian piano arriviamo a maggio, quando la Luna progressa, la Luna è importantissima, forma un quadrato con Saturno natale. E quindi è il momento in cui il dovere di lasciare e l'emozione di lasciare sono all'acme della storia di Totti, così come l'abbiamo visto nel filmato che è stato mostrato. Ora, quello che possiamo dire è che molto probabilmente nelle vicinanze di dicembre 2017 saprà dirci qualcosa sui suoi sogni, su quello che vorrà fare, con i transiti che avrà, che sono Saturno sesquiquadrato a Saturno, ecco un mini aspetto del ciclo di Saturno tra la prima e l'ottava, ok? Quindi lui esce in primo piano per quello che è, perché la casa prima è come noi siamo, come appariamo e come ci vedono. Poi Giove quadrato a Saturno e Saturno trigono a Chirone tra l'undicesima e ottava Giove-Saturno e una prima e quinta Saturno trigono a Chirone. Tutto questo a dicembre. A dicembre, magari un mese prima, un mese dopo, non lo so, nelle vicinanze di dicembre,